Il libro alla fine del potere è un libro ottimista, è un libro che fa vedere che abitiamo in un mondo pieno di possibilità, pieno di opportunità, è un mondo dove i giovani possono mettersi d'accordo e lanciare un'azienda che in poco tempo ha clienti in tutte le parti del mondo, dove se va molto bene può anche fare la concorrenza alle grandi aziende stabilite. Abbiamo visto una piccola azienda con 13 impiegati e 3 anni di vita che si chiama Instagram, ha potuto conquistare il mondo della fotografia, avere un ruolo importante, allo stesso tempo che Kodak, il grande gigante della fotografia, stava in fallimento. Abbiamo visto come dei giovani nelle strade della Tunisia, le strade dell'Egitto, prendono le strade e possono mandare via dei dittatori che si pensavano che erano inamovibili, intoccabili, che stavano là per sempre. È un mondo dove gruppi esclusi, gruppi che non avevano la possibilità di partecipare, di avere voce, adesso hanno voce. Questo non vuol dire che non ci sono potenti poteri che concentrano il potere, ma hanno meno possibilità di minacciare, di reprimere le nuove voci che si stanno alzando nel mondo.